Ciao a tutti, ragazzi. Sono Eterion, vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe. Ho un po' di difficoltà a parlare a causa di un'afta orribile sotto la lingua. Sono giorni che mi impedisce di parlare bene, ma devo fare un video ogni tanto, anche perché è possibile, devono uscirne altri due e non sono stato in grado veramente. Ma comunque, oggi parliamo della Plinth, della Tenet. Plinth. Sarà un video breve perché non posso parlare troppo, abbia pazienza. Comunque, Tenet Plinth, versione Tenet della già conosciutissima Plinth. Non Plin, Plin, eccola qua. Ok, la Plinth esiste da una marea di tempo, d'accordo? Ed è una di quelle armi proprio super snobbate. Volevo farci un video tempo fa, poi ne ho fatto uscire la Tenet, quindi faremo vedere direttamente la Tenet. Ha 10 colpi nel caricatore e una volta finiti l'arma si ricarica in automatico, cioè è una di quelle armi che hanno i colpi infiniti, ok? E le sue statistiche facevano in modo che era un'ottima, la rendevano un'ottima arma da critico e poco altro in realtà. Guardate le statistiche lì a destra. La Plinth normale aveva il 4% d'effetto, il 3x di moltiplicatore critico, comunque tantissimo, e il 32% di probabilità di critico con un fuoco nativo a quanto pare, ok? Quindi l'arma fa di base perforazione e fuoco. E invece, e non aveva il fuoco secondario. Adesso invece la Tenet Plinth ce l'ha, ma tanto fa schifo, quindi non guardarlo nemmeno, d'accordo? Non esiste il fuoco secondario della Plinth, non esiste. Adesso vi andiamo a vedere perché vi dico questa cosa. La Tenet Plinth è migliore sotto ogni punto di vista, tranne con il moltiplicatore critico, che comunque era già tantissimo, perché 3x è veramente un botto, raga. 12x d'effetto, 44 di critico e il colpo secondario brutto che adesso vi faccio vedere, ok? Questa è la build che vado a proporvi. Abbiamo ovviamente le due mod, la Galvanic Diffusion e la Galvanic Shot. Ah, essendo una Tenet, quindi l'arma delle Sisters, quindi un'arma fatta da Lich, bla 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 bla, io ho scelto come elemento primario la tossina. Scegliendo la tossina si andrà a combinare con il fuoco nativo dell'arma rendendola gas. Non è male il gas come effetto, molti lo sottovalutano, anche io tempo fa, ma è un ottimo effetto davvero. Io l'ho fuso con l'elettrico per andare a combinarlo e fare il corrosivo. Quindi l'arma adesso fa perforazione fuoco e corrosivo. Ho aumentato il danno del fuoco grazie alla Primed Heat Charge per farle fare principalmente fuoco. Perché ho fatto questo? Per poter giocare con la cascata Flare, quindi applicando l'effetto fuoco, il danno incrementa notevolmente. C'è la Lethal Momentum che non è un must, ma io preferisco sempre avere i colpi più easy, no? Vanno a colpire il nemico. Ci sono ovviamente due mod per andare a potenziare il nostro critico. E dal torrent. E con questa build arriviamo al 36% d'effetto, che non è elevatissimo, non lo è per niente, ma ha un cospicuo 6.3x di moltiplicatore critico e un 126 di probabilità di critico, che non è affatto male. L'arma come al solito ovviamente non arriva in disposition, cioè c'era scritta lì, ma vabbè, come se non ci fosse. E poi ha un fuoco secondario che consuma tutto il caricatore e fa danno. Adesso. Ma forse l'hanno sistemato. Ah, e fa radiazione. Ma forse l'hanno sistemato? Perché il problema del colpo secondario era la velocità di ricarica dell'arma. Adesso dice che è 0,5. Vediamo. Vediamo. E accende dall'altro il caricatore della Plinth, no? E si ricarica, visto? Finisco tutti i colpi. E si ricarica. Per usare il colpo secondario, tasto centrale del mouse. Ma 0,5 è il cavolo. No, raga, il colpo secondario fa sempre schifo. No, 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 è troppo lento, troppo lento. La ricarica, intendo.
una cosa positiva, ossia avvicina i nemici, ok? Ma ne ha due negative. Ne ha due negative. Una, la ricarica. Due, il fatto che i nemici poi se ne vanno a fanciullo. Che ci faccio io con sta roba? Che ci faccio con il nemico che se ne va a fanciullo? Vabbè, non importa. Allora, facciamo un po' di kill, ovviamente. Facciamo un po' di danno qua in giro, anche per incrementare il cascata flare. Bisogna mettere fuoco. Vedete che a destra già sta crescendo il danno. 38, 48, 60%. Sparo un po' a caso, non sto colpendo in testa, la faccio di soglio per incrementare il danno del cascata flare. Ogni volta che procca l'effetto fuoco, comunque, incrementa. Direi che ci siamo. 336% dovrebbe andare più che bene. Così sono headshot, ma possiamo anche tranquillamente, sapete, no? Colpire nel petto. Non è che si possono fare sempre headshot. È un'ottima arma. Un'ottima arma. Andiamo al colpo secondario adesso che... Beh, adesso sciotta. Adesso sciotta. È interessante. Non fosse per, appunto, la ricarica disumana, sarebbe molto meglio. La ricarica è veramente scandalosa. Ma più che la ricarica, raga, è l'effetto del colpo che ti manda tutti i nemici via, lontani. Che è praticamente l'unica cosa che un'arma non deve fare mai. Non deve fare mai un'arma sta cosa. Sì, vabbè, puoi fare tutto il danno che vuoi, ma se non li sciotti e io comunque mi devo andare a cercare per la mappa, è la cosa peggiore che tu possa fare con un'arma. Vabbè, ragazzuoli, l'arma è questa. Non vi metterò a farvi vedere altre build, altre cose, gli effetti. Vabbè, io ho scelto il corrosivo in questo caso per farla combinare col fuoco, ma andate tranquillamente di virale, mettetegli il gas nativo. Io ho scelto, vi dicevo, la tossina. Tra l'altro è uscita con una schifosissima, tipo 25,3%, che schifo. Dovrò potenziarla prima o poi perché è una delle mie armi preferite secondarie, quantomeno. E in questo momento in cui le munizioni si vendono col contagocce con alcune armi, non con tutte, ma con alcune sì, un'arma che ha colpi infiniti non è affatto male. Peccato per il fuoco secondario. Peccato davvero, ne avevano parlato così tanto bene, ma alla fine, ahimè, non era non solo niente di speciale, ma addirittura un danno per l'arma stessa. Draghi, io vi saluto, vi auguro buon anno, perché questo video uscirà prima del 31 dicembre. Mi raccomando, fate i bravi, non bevete troppo, tornate a casa sani e salvi, voi maggiorenni, perché so che voi minorenni non potete bere. E nulla, ci vediamo il prossimo anno, 2023, ho fatto la battuta da boomer, e spero che quest'afta sparisca, così da potervi fare più video senza dover fermarmi a 8 minuti di registrazione, perché veramente non si può più. Grazie ancora per avermi seguito, vi auguro una buona giornata, buoni festeggiamenti. Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao Draghi, ciao Draghi, ciao Draghi.